la corrispondenza tra idee e azione nella politica. E stasera presenteremo e rifletteremo attorno al libro edito dalla Terza, che è La corruzione in Italia, scritto dai nostri ospiti. Ecco, io lascio la parola prima a Grazia Manozzi, che ci introdurrà comunque al tema. In seguito interverrà Pier Camillo Davigo ed invitiamo alla fine comunque del dibattito a una serie di scambi di riflessioni di idee. Vi ringraziamo di essere intervenuti stasera. Ci sono ancora alcuni posti qua, se volete sedervi. Ecco, lascio il microfono a Grazia Manozzi. Grazie, buonasera a tutti i presenti, grazie per essere intervenuti. L'occasione è appunto parlare di corruzione a partire da questo libro che abbiamo scritto Pier Camillo Davigo ed io. Perché ci siamo occupati di corruzione? In realtà in tanti si sono occupati dal punto di vista della letteratura di corruzione, cioè un tema talmente trasversale che interessa vari settori del sapere scientifico. Personalmente insegno diritto penale all'Università dell'Insubria, che è un'università di recente istituzione con doppia sede Varese e Como, quindi la facoltà di giurisprudenza di Como. E dicevo, ad occuparsi di corruzione sono stati molti, per esempio i criminologi, che cercano di capire perché mai si commettono delitti di corruzione, da che cosa nasce questo tipo di criminalità, che tendenzialmente è una criminalità sganciata dal bisogno, non è una criminalità comune delle classi marginali legata al disagio, alle carenze di socializzazione, eccetera. Gli autori di reati di corruzione sono normalmente i cosiddetti colletti bianchi, quindi individui iperadattati nella società, in genere con posizioni o status di privilegio, che rendono possibile la commissione di questo reato. Per cui, per esempio, i criminologi si sono interrogati per cercare di capire come mai la criminalità abbia questa diffusione trasversale in tutte le classi sociali. Non dobbiamo pensarla come criminalità convenzionale, comune, a base violenta. La criminalità c'è, distribuita più o meno equamente tra tutti gli strati sociali. I colletti bianchi commettono prevalentemente reati di corruzione, reati economici, frodi, reati ambientali e così via. Di corruzione si occupano anche i sociologi del diritto, per esempio, per capire che distribuzione abbia nel tempo e nel territorio la criminalità corruttiva. Ma di corruzione si occupano anche gli economisti, per capire quanto costi la corruzione nel nostro paese. Ci sono studi condotti a livello nazionale, ci sono studi di cosiddetto law and economics, cioè di economia e diritto, condotti in ambito soprattutto nordamericano, uno di quali l'ho finito di leggere stasera in treno, che cercano di illustrare quali e quanti effetti economici devastanti possano avere pratiche corruttive reiterate nel tempo. Ma di corruzione si occupano anche i giuristi, ovviamente, i penalisti, perché noi siamo probabilmente abituati a pensare che la corruzione è una forma di disonestà, ma prima di tutti dobbiamo ricordarci che la corruzione è un reato. Non è diverso, cioè non è diversamente trattata nel nostro codice penale da altri tipi di reati, quali la rapina, l'estorsione, la truffa, l'omicidio colposo, doloso, eccetera. Per cui la corruzione è prima di tutto un reato e come tale dobbiamo abituarci a pensarla, quindi non come un comportamento moralmente riprovevole che può alterare la concorrenza. Sì, tutto questo è vero, ma è essenzialmente un crimine. E allora con Pier Camillo Davigo ci siamo decisi a scrivere questo libro, l'occasione contingente è nata per il fatto che siamo stati compagni di sventura alla commissione per gli esami da avvocato, un lavoro cioè pagato pochissimo che dura un anno, una correzione lunga di compiti scritti, prove orali, eccetera, e in quell'occasione una serie di discussioni è maturata l'idea di scrivere un libro che unificasse un po' questi punti di vista, cioè che mettesse insieme il sapere criminologico e il sapere giuridico in senso stretto, e l'estrema ricchezza del suo bagaglio esperienziale, essendo stato appunto uno dei magistrati che ha portato avanti le inchieste di Mani Pulite. Per questa ragione abbiamo cominciato a chiedere dati statistici, perché in Italia la corruzione è stata studiata sempre da un punto di vista prevalentemente astratto, cioè come fenomeno normativo, come grandezza criminologica, eccetera, ma senza avere una concreta percezione del fenomeno.
quanta corruzione c'è in Italia, in quali regioni viene commesso di più questo reato, che tipo di andamento ha nel tempo, a quali altri tipi di illeciti si lega. Per questa ragione abbiamo chiesto per la prima volta al casellario giudiziale centrale, che iscrive appunto in questa banca dati tutte le condanne definitive per tutti i reati che vengono commessi nel nostro territorio, nel territorio italiano, abbiamo chiesto per la prima volta dati relativi ai delitti di corruzione in un arco di tempo che va dal 1983 al 2002. Quando è maturata la ricerca era il 2003, quindi era l'ultimo anno disponibile. Il casellario giudiziale ci ha fatto aspettare circa un anno e mezzo per restituire questi dati. Perché? Perché abbiamo avuto la comprensione e la solidarietà intellettuale, si passi il termine, del dirigente dell'ufficio statistico, che ha deciso, insieme al direttore del casellario, di autorizzare il rilascio di questi dati all'Università dell'Insubria. Non possono essere chiesti da privati cittadini, ma soltanto da istituti di ricerca. Per cui l'Università dell'Insubria ha formalizzato un progetto di ricerca, ha richiesto l'invio di questi dati. Dopo un anno e mezzo il funzionario statistico e un suo assistente hanno lavorato nei ritagli di tempo nel fine settimana per sostenere questa ricerca che nessuno aveva mai pensato di fare. E appunto nel 2004 inoltrato ci sono arrivati questi 10 fogli, queste 10 tabelle statistiche del casellario su cui abbiamo cominciato a riflettere. Doveva nascerne un articolo breve destinato ad una rivista specialistica, ma i dati del casellario ci hanno raccontato tali e tante cose sul fenomeno corruzione da lasciare sorpresi soprattutto noi stessi, me che avevo comunque studiato il diritto penale, il reato dal punto di vista astratto, come tanti miei colleghi che si sono formati su questi temi, ma anche Piercamillo Davigo, che pure aveva vissuto il fenomeno, se vogliamo, in trincea, in prima persona. Per cui leggendo i dati statistici, via via il lavoro si ampliava, cresceva su se stesso e è diventato un libro di 350 pagine, perché abbiamo deciso di raccontare tutto quanto i dati statistici riuscivano a dirci, questa fotografia di un paese gravemente ammalato, che assomiglia sempre di più ad un malato ormai cronicizzato. Sì. E allora sono emerse una serie di cose, insomma, tutta prima sconcertanti. Per esempio, la percezione che la corruzione sia un reato diffuso è stata subito smentita dai dati, perché si è avuto un picco di denunce per delitti di corruzione solo in concomitanza con la stagione di Mani Pulite. Prima di Mani Pulite la percentuale di emersione della criminalità corruttiva era estremamente bassa, cioè pochi fatti di corruzione giungevano a conoscenza dell'autorità. Dopo Mani Pulite si verifica lo stesso fenomeno, cioè la percentuale di delitti che vengono denunciati si inabissa nuovamente. Quindi c'è questo periodo, tra virgolette, felice, nel senso di trasparenza, in cui la corruzione arriva a giungere alla luce, e poi di nuovo questa forma di criminalità va ad alimentare un fenomeno che nella letteratura scientifica viene chiamato cifra nera della criminalità. La cifra nera indica il numero di reati realmente commessi e mai scoperti, per cui non abbiamo in realtà una cifra esatta, ma possiamo immaginare una dimensione di questa cifra nera. E allora, primo interrogativo, in Italia c'è stata corruzione solo nel periodo di Tangentopoli, o possiamo sospettare che la corruzione ci sia stata sempre e che prima e dopo Tangentopoli non è mai stata scoperta? Altro interrogativo, nonostante questo picco vistoso di denunce, per cui a un certo punto c'è stata una lacerazione del velo su un paese che si è visto estremamente corrotto, si è parlato di corruzione sistemica, di concussione ambientale, cioè di ambientalità, di abitudine distorta di pagare tangenti prima ancora che il funzionario pubblico avesse fatto una richiesta in tal senso. La nostra risposta è stata che probabilmente la corruzione ha attraversato questi 20 anni secondo livelli costanti ed è emersa soltanto in un arco di tempo piccolissimo. Poi è successo qualcosa che ha in qualche modo fatto di nuovo chiudere le porte alle inchieste, per cui la corruzione è tornata ad essere un crimine cosiddetto sommerso.
Altra mappatura che è venuta fuori dal casellario giudiziale, la distribuzione geografica della criminalità corruttiva. Anche i media, in concomitanza con Tangentopoli e Mani Pulite, tendevano a ritenere, questa poi è una cosa che è filtrata anche nella letteratura scientifica di settore, che Mani Pulite e un po' Tangentopoli fosse emersa uniformemente da nord a sud, cioè la ventata, come dire, moralizzatrice alimentata da Mani Pulite avesse attraversato l'intero paese. Ma i dati sulla distribuzione geografica delle condanne smentiscono questa impressione. Ci sono intere aree del nostro paese in cui la corruzione non è emersa affatto. E ancora altra domanda, in queste regioni in cui non emerge, la corruzione effettivamente non c'è, oppure c'è e resta nascosta in qualche misura? E se guardiamo più da vicino la mappatura geografica, ci rendiamo conto che i luoghi di purificazione legati a Mani Pulite sono stati pochissimi. In realtà la Lombardia, quindi il distretto di Corte d'Appello di Milano, e pochi altri. Lecce, con nostra stessa sorpresa, ha avuto più percentuali di condanne che Milano, in parte, in piccola parte, anche Napoli e alcune aree del nord Italia. Quasi completamente, come dire, non interessati, non toccati dal fenomeno della corruzione sono alcuni distretti d'appello, citiamo nel nostro libro il titolo di esempio, ma è soltanto uno di questi, quello di Reggio Calabria, in cui in 20 anni ci sono state soltanto 2 condanne per corruzione. Ma questo non è dissimile dai distretti di corte d'appello di Caltanissetta, per esempio, di Campobasso o di Cagliari. Cioè intere aree geografiche sembrano indenni dal fenomeno della corruzione. E ancora lì altro interrogativo: perché in certe aree geografiche la corruzione non emerge? E come mai a Reggio Calabria in 20 anni ci sono state soltanto 2 condanne, quando per esempio Agatino Licandro, ex sindaco di Reggio Calabria, nel libro La città dolente, racconta di un sistema di tangenti e corruzioni che andava avanti da anni, talmente consolidato che c'erano ormai dei codici linguistici invalsi, comuni, per cui bastava una sfumatura del linguaggio per capire che si doveva pagare. Perché questa discrasia? Che cosa c'è che fa restare la corruzione nelle regioni, perlomeno che si caratterizzano per una più significativa presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, così nascosta? E allora probabilmente il nesso che va individuato è appunto questo rapporto perverso tra corruzione e criminalità organizzata. Quanto più la criminalità organizzata gestisce i mercati legali, gestisce il potere politico tramite appunto uomini di collegamento, tanto più la corruzione resta nascosta, perché c'è più forte di tutti il vincolo dell'omertà. Già la corruzione è un reato che emerge poco, perché corrotto e corruttore hanno un convergente interesse al silenzio. Chi paga per avere un vantaggio, chi riceve denaro o altra utilità per fare un favore in debito, tutti e due, cioè nessuno di questi due soggetti ha interesse a denunciare il fatto. E a volte non hanno interesse a denunciare il fatto neppure coloro che possono avere una conoscenza sia pure imprecisa del fatto delittuoso. Immaginiamo un cartello di imprese per la spartizione degli appalti. Tutti gli imprenditori sanno che il giro, diciamo, dei lavori pubblici è regolato dalle mazzette, che bisogna aspettare il proprio turno. Chi va a denunciare? Chi denuncia sarebbe completamente estromesso da questo mercato illegale. E quindi questo convergente interesse al silenzio fa sì che la corruzione resti un fenomeno ampiamente sommerso. E in genere emerge quando, ma questo ve lo dirà meglio Piercamillo Davigo, si indaga su qualche reato collaterale. Per esempio il cosiddetto falso in bilancio. Per pagare le mazzette le imprese devono accantonare fondi neri. E quando si scopre una falsità contabile, allora si cerca di capire che fine ha fatto questa somma, per quale scopo normalmente illecito sia stata utilizzata. Ancora nella nostra ricerca, abbiamo visto, oltre alla diffusione nel tempo, alla mappatura geografica, insomma sto facendo una sintesi estrema dei risultati di questo lavoro, un fenomeno veramente curioso e molto interessante per il penalista. Nel momento di massima emersione della corruzione, quindi di massima denuncia, di massima reazione dell'ordinamento,
le sanzioni mediamente inflitte per i delitti di corruzione si sono abbassate. Cioè nel momento dell'emergenza criminale l'ordinamento ha dato una risposta improntata tutto sommato al clemenzialismo. Sono state emesse condanne per corruzione e concussione, che è un delitto contiguo, insomma un pochino più grave, a pochi mesi di reclusione, il che significa nessun tipo di risposta sanzionatoria, perché insomma comunque è opinione comune che tutte le pene al di sotto dei 2 anni di reclusione vengono sospese condizionalmente. E questa sospensione travolge ogni altra conseguenza sanzionatoria, quindi anche le pene accessorie, l'interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione e così via. Quando nei pochi casi si riesce ad irrogare una pena superiore ai 2 anni di reclusione, ma ancora nel limite di 3 anni, ci sono le cosiddette sanzioni alternative, l'affidamento in prova al servizio sociale, insomma più o meno tutti sappiamo cos'è, anche l'onorevole Previti è stato affidato in prova ai servizi sociali senza aver nessun bisogno di rieducazione o di risocializzazione, un paradosso. Eppure le risposte per la corruzione sono o sanzioni finte, come la sospensione condizionale della pena, o non sanzioni, come l'affidamento in prova. Il 3% delle condanne è per pene superiori a 3 anni. Su questo 3% è intervenuto l'indulto. Per cui in realtà c'è stata una nullificazione della risposta sanzionatoria, che pure il nostro codice penale in astratto minaccia come molto severa. C'è un rapporto interessantissimo che è stato redatto da Global Integrity, che è un'associazione di giornalisti investigativi con sede a Washington. Il rapporto per l'Italia è stato fatto da Leo Sischi. E Global Integrity non misura il livello di corruzione in Italia come per esempio Transparency International, che dà dei punteggi a tutti i paesi del mondo, fa una mappatura dei paesi dal meno corrotto al più corrotto. Global Integrity misura l'effettività, quindi l'efficacia, la forza della risposta repressiva di una serie di paesi a fenomeni corruttivi. Ebbene, l'Italia ha un voto molto alto. Cioè, noi siamo un paese che combatte efficacemente la corruzione. Sorpresa da questo risultato, sono andata a vedere i sottoindicatori per capire come mai si fosse arrivati a questa risposta. Ebbene, l'Italia minaccia in astratto le pene più severe d'Europa. Punisce tutto, ogni forma di corruzione antecedente, susseguente, propria, impropria, la corruzione in atti giudiziari è diventata reato autonomo, l'istigazione alla corruzione, anche il sogno notturno della corruzione. In Italia si incrimina tutto a livello astratto. Ma il nostro codice penale assomiglia sempre di più a una tigre di carta. Non riesce ad applicare le pene che astrattamente minaccia. La risposta sanzionatoria si diluisce per tali e tante ragioni per cui la minaccia di pena non è più credibile. E questa sensazione generalizzata di impunità ha effetti devastanti sull'opinione pubblica, perché la sensazione di impunità indebolisce quella che viene chiamata funzione deterrente della pena, cioè la minaccia di pena non riesce più a distogliere nessuno dal commettere reati. Perché? Perché non è una minaccia credibile. E questa carenza, questa perdita verticale, vertiginosa di credibilità delle norme penali mina proprio la tenuta dell'ordinamento. Perché? Perché i soggetti non hanno più freni, cioè chi si sente intimidito da una norma penale che di fatto non verrà mai applicata? Se mai si arriverà ad una condanna, se non arriva prima la prescrizione che travolge ogni tipo di pretesa sanzionatoria, ebbene, se mai si arriverà ad una condanna, questa sarà ad una pena ridicola. Quindi la corruzione non è più un costo per il potenziale autore del reato. Per un imprenditore non è un costo diverso dai vari costi di impresa. E se un costo c'è, che è il pagamento della tangente, questo prezzo viene traslato sulla collettività. Perché vengono costruite opere pubbliche di qualità inferiore, perché vengono rivisti i prezzi, perché comunque quelli che effettivamente pagano il prezzo della tangente sono tutti i cittadini. E allora qui gli studi economici sulla corruzione ci danno una chiave interpretativa ulteriore rispetto a quella che abbiamo potuto dare con ottica, diciamo, prettamente giuridica, giuridico-criminologica, Pier Camillo Davigo e io. E gli studi economici sulla corruzione ci dicono, per esempio, che ci sono una serie di correlazioni inverse tra il benessere del paese e i livelli di corruzione.
cioè una cattiva governance, una cattiva gestione delle risorse pubbliche, una spesa irrazionale per le opere pubbliche si legano a livelli di corruzione molto elevati. Così come esiste una correlazione inversa tra politiche di istruzione e livelli di corruzione, cioè quanto più il livello medio dell'istruzione in un paese è elevato, tanto più bassa sarà la corruzione. Quanto più un ordinamento spende nella ricerca e nell'istruzione, tanto più bassi sono i livelli di corruzione. Perché? Perché formare un cittadino attento che sa vigilare sulle norme, sull'applicazione delle norme, sui propri amministrazioni, sui propri amministratori, significa formare un cittadino consapevole ed un potenziale elettore consapevole. Per questo normalmente livelli alti di corruzione vanno di pari passo con cattive politiche di istruzione e con bassissimi investimenti nella ricerca. Io che vivo nell'università mi sono resa conto di questo perché, per esempio, i fondi che le università italiane hanno per la ricerca hanno subito un crollo verticale dal 92 ad oggi, per cui abbiamo sempre meno soldi per formare giovani ricercatori, dottorandi di ricerca, i docenti sono oberati sempre di più dalla didattica, il tempo per studiare e quindi per riflettere sulle norme si riduce, cioè noi tutti si lavora nei ritagli di tempo. A parte questa parentesi, ci sono livelli, per esempio c'è un rapporto di correlazione inversa, secondo me interessantissimo, tra destinazione delle spese pubbliche e livelli di corruzione. I paesi più corrotti tendono ad investire in quei settori in cui prospera il mercato della corruzione. È molto più conveniente costruire una nuova strada per far circolare le mazzette che non riparare o migliorare una strada già esistente. Per cui a volte si edificano delle cattedrali nel deserto, opere pubbliche che restano incompiute, ospedali costruiti che non funzionano per anni e si deteriorano, macchinari che diventano obsoleti prima ancora di essere messi in funzione, perché dietro questi sistemi c'è un livello di corruzione spaventoso. Quindi se il paese si ammala sempre di più, questo è anche perché il nostro paese non sa combattere efficacemente questo germe che è al suo interno e che piano piano porterà alla paralisi. Perché la corruzione, badate bene, non è un problema che riguarda né i sociologi, né i criminologi, né i giuristi. La corruzione è un problema che riguarda tutti noi, perché tutti noi siamo vittime potenziali di un reato che viene descritto apparentemente come reato senza vittime. Quello che ci hanno fatto credere che la corruzione è a costo zero e che tutti avevano da guadagnare, che anzi la tangente era il costo della democrazia, è una mistificazione colossale. Con questo non rubo altro tempo al corpo di Camillo D'Arrigo e poi cedo la parola. Grazie. Sentito come brava la professoressa Mandozzi, come dicevano quando io ero bambino, parla come un libro stampato. Una mia conoscente che l'ha sentita parlare mi ha detto: io non parlo così neanche se studio a memoria quello che devo dire. Per questo ho scritto il libro con lei, perché così lei ha messo tutto questo sapere che avete sentito in quella che è stata quasi una lezione universitaria. Adesso io invece, che sono un badilante del diritto, perché non sto nelle università ma sto nelle aule di giustizia ad occuparmi dei casi concreti, provo a trasferire alcuni dei concetti che lei vi ha espresso in concrete vicende, in maniera da renderle più immediatamente percepibili, visivamente percepibili. Perché finché discutiamo di concetti astratti uno può dire, ma sì, insomma, quando poi si trasferiscono in persone, in fatti e accadimenti, uno capisce immediatamente cosa intendo dire. Allora, l'ex presidente della Repubblica, Scalfaro, una volta se n'è uscito prendendosela con i magistrati per via del tintinnar di manette, con ciò intendendo che sarebbero stati un po' troppo severi nel buttare in galera la gente per questi reati. Hanno fatto persino una riforma della custodia cautelare che per la verità non ha cambiato granché, perché quelli che andavano dentro ci andavano con le regole di prima, ci andavano con le regole di dopo, perché questo nasce da un equivoco. L'equivoco è quello di considerare la corruzione un fatto episodico. La corruzione non è affatto episodica, la corruzione ha due caratteristiche,
almeno nella mia esperienza, ma credo che questa sia confortata dalle statistiche e comunque anche dal comune buonsenso. La prima caratteristica è che è seriale. Cosa vuol dire seriale? Vuol dire che viene ripetuta infinite volte. Avrete sentito tante volte per televisione parlare dei serial killer, mentre il normale omicida fa un omicidio e basta nella sua vita, ammazza la moglie o chi volete voi, poi ne ammazza anche, cioè da una sacata di anni, quindi non ha più occasione. Il serial killer è quello che commette una serie. Ecco, il corruttore, il corrotto e il corruttore sono delinquenti seriali, tendono a ripetere infinite volte lo stesso delitto. Se ci pensate, perché mai un pubblico funzionario che si vende dovrebbe vendersi una volta sola? Una volta che ha deciso di vendersi lo fa sempre. Perché mai un imprenditore che vince gli appalti non perché è bravo, ma perché gira le mazzette giuste dovrebbe smettere? La sua professionalità è quella di girare le mazzette, non di fare bene l'imprenditore. Quindi sono reati che vengono ripetuti infinite volte nel tempo. La seconda caratteristica è che è diffusiva o sistemica, cioè dove c'è un corrotto, presto o tardi ne troveremo degli altri, fino a quando saranno quelli per bene che se ne dovranno andare, perché rappresentano un pericolo per gli altri. Provo a trasferire questo concetto in qualche esempio pratico. Quando io ero un giovanissimo giudice istruttore al Tribunale di Vigevano, ormai quasi, no, senza quasi, 30 anni fa, venne chiuso l'ufficio IVA di Pavia, nel senso che vennero arrestati 29 impiegati su 30 che componevano quell'ufficio, per cui usano il cartello chiuso per arresti. Che cos'era accaduto? Era accaduto che tre verificatori di quell'ufficio erano andati a fare un controllo in un'oreficeria di Mortara, una piccola cittadina nel circondario di Vigevano di circa 10.000 abitanti, e avevano chiesto all'orefice, per non fargli una verifica approfondita, 5 milioni di lire, che all'epoca nel 78 era una somma cospicua, e un orologio d'oro per il loro capufficio. L'orefice, che era una persona per bene, invece di dargli 5 milioni e l'orologio, era andato ai carabinieri. I carabinieri l'avevano portato dal procuratore della Repubblica, il quale gli aveva detto: lei paghi, ci dia i numeri di serie delle banconote che usa e fuori dal suo negozio ci saranno i carabinieri. Quando questi tre sono tornati l'indomani, hanno preso i soldi, sono usciti, hanno trovato i carabinieri, che gli hanno detto carabinieri, questi hanno detto, hanno tirato fuori le loro tesserine, dice: siamo funzionari dell'ufficio IVA, siamo praticamente colleghi. Quelli hanno detto: noi non prendiamo le mazzette. Li hanno perquisiti, gli hanno trovato i soldi e li hanno arrestati. Il procuratore della Repubblica era un magistrato piuttosto sveglio e ha fatto subito una constatazione. Ha visto che questi tre funzionari per la prima volta erano in servizio insieme. E perché era il periodo estivo, era luglio, quindi cominciavano ad esserci le ferie. Di norma ognuno di loro faceva servizio con altri due. Era una pattuglia formata con tre che non avevano mai lavorato insieme prima. E allora gli ha detto: ma se voi altri, la prima volta che uscite tutti e tre insieme, fate una roba così, è perché la fate sempre. Perché sennò ognuno avrebbe dovuto aver paura degli altri due. Come fate ad andare a chiedere i soldi a uno se non vi siete messi d'accordo prima? E come si fa a cominciare un discorso di questo genere se non so che quell'altro è disponibile? E allora questi qui decisero di confessare, un po' perché erano arrestati in flagranza, con i soldi in mano, oltretutto concussione, quindi reato più grave, rischiavano un sacco di anni, decidono di collaborare e raccontano tutti i misfatti che hanno commesso, insieme a quelli con cui andavano di solito in pattuglia. Con il risultato che i tre arrestati sono diventati 9, 27, e da lì praticamente tutto l'ufficio, il trentesimo non fu arrestato, fu prosciolto poi per insufficienza di prove, perché aveva una chiamata in correità semplice, senza riscontro, svestita come la chiamiamo noi. Io andai a interrogare il mio primo imputato di corruzione. Io non avevo mai visto un corrotto in vita mia, me li immaginavo come i visitor con la lingua verde fuori. Mi ero segnato su un foglio tutte le domande da fargli. Questo aveva già confessato al procuratore della Repubblica di avere ricevuto 4 volte mazzette. La prima volta aveva preso aveva detto di aver preso 250.000 lire che gli aveva messo in mano il suo capo. 250.000 lire all'epoca era più o meno il loro stipendio di un mese. Io mi ero segnato il compito del giudice istruttore, era di approfondire le questioni, mi ero segnato tutte le cose da chiedergli. Quando le guardie me l'hanno portato, io sono rimasto colpito dalla sua assoluta normalità. Era un ragazzo come ero io allora. Avrebbe potuto essere un mio compagno di università, un mio compagno di serata in discoteca. Era uno normale. Allora, colpito da questa sua normalità, misi via il mio foglietto con le domande e l'unica domanda che gli feci fu: ma come fa un ragazzo di 27 anni a vendersi per 250.000 lire? Perché uno a quell'età dovrebbe avere entusiasmo, una carica ideale, poi magari con gli anni si spegne, viene meno, ma insomma. E questo rimase un po' in silenzio, poi
gli diede una risposta che mi sono portato dietro in tutti questi anni. Mi disse: lei non può capire, perché lei fa parte di un mondo dove queste scelte sono individuali. Essere onesto o disonesto dipende da lei. Io dopo 15 giorni che ero arrivato in quell'ufficio ho capito che tutti prendevano i soldi. Ho anche capito che non avrebbero tollerato la presenza in mezzo a loro di uno che non li prendesse, perché sarebbe stato un pericolo per tutti gli altri. Ero in prova. Ho pensato che mi avrebbero cacciato via se non li prendevo. E quindi non ho avuto il coraggio per dire di no. Ma siccome a lei questo coraggio non è richiesto, lei non può capire. Ora, adesso fate la tara sul fatto che gli imputati tendono a presentarsi al giudice in una luce a loro favorevole, perché da questo ne derivano una serie di conseguenze, tra cui il numero di anni a cui saranno verosimilmente condannati. E tuttavia c'era del vero in quel che diceva. A parte che uno dovrebbe voler vivere in un paese dove ci vuole coraggio per fare il delinquente, non dove ci vuole coraggio per essere per bene, io pensai che a me nessuno mai, qui faccio una fuga in avanti, vi racconto una cosa che è capitata anni dopo, nessuno mai era venuto, non dico per me denaro, ma anche fare solo discorsi veramente allusivi. Faccio una fuga in avanti perché quando venne arrestato il presidente vicario del Tribunale di Milano, io ne parlai con il collega Gerardo Colombo, eravamo sconcertati, perché quando si trova la corruzione in casa propria, si chiamava Curtò, questo qui ne avrete sentito parlare per i giornali, ne parlarono a lungo, si rimane colpiti. E tuttavia io che ero convinto, e lo sono tuttora, che in magistratura la corruzione sia incomparabilmente più rara di quanto è nelle altre pubbliche amministrazioni, non fosse altro che per il nostro particolare modo di operare, in contraddittorio tra le parti, eccetera, dicevo a Gerardo Colombo: sai, io continuo a pensare che da noi comunque la corruzione è una rarità. E lui mi disse, perché è più pessimista di me, come fai a dirlo? E io gli dissi: beh, perché io faccio questo mestiere da una vita, non mi è mai capitato, non dico qualcuno che è venuto a offrirmi dei soldi, ma neanche qualcuno che ha cominciato discorsi vagamente allusivi. E dice sempre questo, neanche a me, dice Colombo. Però sai, c'è una spiegazione alternativa possibile. Può essere che i discorsi vagamente allusivi li hanno cominciati, ma io e te siamo stupidi, non li abbiamo capito e sono finiti lì. Può anche essere che è andata così, per carità, cioè, è come quando si corteggia una donna, se non c'è risposta finisce lì, non si prosegue, no? Nella cosa. Ma torniamo alle nostre vicende. Una decina d'anni dopo questa vicenda di Vigevano, io ero in servizio alla Procura della Repubblica di Milano e mi capitò un altro processo che fece clamore sui giornali, quello cosiddetto delle carceri d'oro. Cos'era capitato? La Guardia di Finanza, su ordine della Procura della Repubblica di Genova, aveva perquisito una società e aveva trovato nel computer dei file in cui l'imprenditore, che era veramente uno preciso, direi persino pignolo, aveva memorizzato sotto delle sigle alfanumeriche tutti quelli a cui aveva dato delle mazzette, la somma che gli aveva dato, il cantiere di riferimento, il calcolo di quanto costava sui lavori del cantiere e persino il numero di serie dell'assegno bancario, cambiando il quale aveva creato la provvista in contanti per avere il denaro per dare la mazzetta. Voi capite che trovando una roba così non è che bisogna essere Sherlock Holmes per prenderli tutti, infatti li abbiamo presi tutti. Questo imprenditore si difendeva molto bene, diceva: io non sono un corruttore, sono vittima di concussione, cioè tradotto sono stato costretto a pagare, perché, diceva, vedete, se io fabbricassi vestiti o automobili, il mio successo imprenditoriale dipenderebbe dalla mia capacità. Se sono bravo ho successo sul mercato, se non sono bravo no, ma io fabbrico carceri, chi volete che me lo compri un carcere? Non posso mica fare la pubblicità per televisione, compratevi un carcere Codemi, insomma, non, l'unico che può comprare il carcere è lo Stato, è quel regime che in economia si chiama monopsonio, cioè il monopolio dell'unico acquirente, e lo Stato è rappresentato da alcuni funzionari del Provveditorato regionale alle opere pubbliche che vogliono essere pagati. O io li pago o chiudo. Detta così sembrava convincente, no? Io la prima volta che me la sono sentita raccontare ho detto: no, poverino un accidente? Perché siccome il mestiere dei magistrati è di approfondendo abbiamo visto che lui non è che pagava le mazzette subito, lui le prometteva, poi man mano che riceveva i soldi a stato avanzamento lavori, cioè man mano che progrediva la costruzione del carcere, andava a pagarle. Ora, come potete immaginare, la costruzione di un carcere richiede alcuni anni. Questi funzionari erano andati in pensione e lui continuava a pagare i pensionati. Allora io l'ho chiamato e gli ho detto: ma scusi, ma che concussione è?
Che cosa può più farle un pensionato? Quali minacce può fare? Quali azioni può far seguire a queste minacce se ormai è in pensione? Questo mi guardò come se io fossi un deficiente e poi mi disse: ma benedetta gente, ma voi altri in che mondo vivete? Ma se io smetto di pagare quelli in pensione, quelli in servizio non accettano più la rateizzazione, vogliono essere pagati prima. E guardate che però questo significa che quelli in servizio sono a conoscenza dei delitti commessi da quelli che li hanno preceduti e che garantiscono con loro essere in servizio il pagamento dei patti illeciti stipulati prima. Cioè vuol dire che si è davanti a un sistema criminale, non a devianze individuali ancorché ripetute, a un sistema criminale organizzato, esattamente come le organizzazioni criminali. E allora le organizzazioni criminali non si possono affrontare offrendo loro un tè con i pasticcini, si affrontano con le ordinanze di custodia cautelare in carcere, perché se no l'alternativa è che non si affrontano, si lascia tutto com'è, si lascia che continuino quelli in servizio a garantire il pagamento a quelli in pensione. Terza ed ultima vicenda che vi racconto è quella che è il cuore di Mani Pulite, la metropolitana milanese. Nell'indagine sulla metropolitana milanese scopriamo una cosa, scopriamo che le imprese consorziate avevano un'impresa capogruppo che raggranellava denaro da tutte le imprese in consorzio e pagava un politico che divideva fra tutti i politici di maggioranza ed opposizione. Cioè, tutti pagavano tutti. Ora, non è che questa roba qui non aveva costi, aveva costi spaventosi. Per esempio, a Milano è stato realizzato il passante ferroviario. Il passante ferroviario è una galleria che attraversa la città sottoterra, dove i treni entrano da una parte e escono dall'altra, con una serie di stazioni in mezzo, come se fosse una metropolitana. Hanno impiegato 22 o 23 anni a realizzarlo, ed è costato il doppio di quello di Zurigo, che è lungo uguale. Quando facevamo le indagini su sta roba, diciamo, ma perché costa tanto così e quello di Zurigo costa la metà? E i tecnici e gli avvocati degli imprenditori di cui confronti si facevano indagini dicevano: ah, potete mica fare il confronto con quello di Zurigo, perché a Milano c'è la falda freatica molto più alta e quindi richiede opere di ingegneria molto più complesse e costa molto di più. E io dicevo: sarà, io non sono un tecnico, sono un giurista. Sta di fatto che dopo che sono finiti in galera i prezzi sono scesi ai livelli di quello di Zurigo, quindi o gli arresti fanno abbassare la falda freatica e allora siamo nel campo della magia, perché non c'è nessuna spiegazione scientifica per cui gli arresti facciano abbassare la falda freatica, oppure ci raccontavano delle storie, e io penso che ci raccontassero delle storie gli imprenditori, i loro tecnici e i loro avvocati. Questo vuol dire che con gli stessi soldi Milano, invece di tre linee della metropolitana e un passante ferroviario, poteva avere sei linee della metropolitana e due passanti ferroviari con gli stessi soldi, oppure poteva risparmiare metà delle somme che ha speso e avremmo meno debito pubblico da pagare, che abbiamo scaricato sulle future generazioni. Ma vedete, vi voglio leggere un piccolo brano che è riportato in questo libro, noi l'abbiamo depurato giusto per evitare questioni dei riferimenti personali, ma non ho nessuna difficoltà a dirvi che si trattava dell'ANAS, l'ente di cui qui si parla è l'ANAS. Allora, sentite cosa dice questo imputato nel 1992, lo dice. A proposito di quest'ultimo, appunto l'ANAS, posso dire che da molti anni presso l'ANAS funziona un cartello di circa 200 imprese che si riuniscono periodicamente, vedono il ruolino delle opere che sono andate o devono andare in consiglio di amministrazione ANAS e decidono come deve essere attuato il giro di chi vince. Tutto ciò si verifica saltuariamente, serve a decidere in concreto da quale gruppo di imprese si deve cominciare ad assegnare i lavori. La scelta viene tramite un sorteggio, nel senso che si scrivono i nomi delle imprese sui bigliettini e poi si estrae a sorte. Nell'ambito del sorteggio, ovvero attraverso il sorteggio, si decide cioè che il primo gruppo di imprese si aggiudica il primo appalto, il secondo gruppo di imprese si aggiudica il secondo appalto, il terzo gruppo il terzo appalto e così via. Vengono nominati dei coordinatori delle imprese che hanno il compito, quando la gara viene successivamente bandita, di chiamare le altre imprese che saranno convocate per gli appalti successivi per sollecitarle a ringraziare, tra virgolette, cioè a rinunciare alla gara che non devono vincere, ovvero per comunicare loro l'entità del ribasso che devono indicare nella loro offerta in modo da non vincere. Tutto ciò passa ovviamente attraverso la comunicazione del valore della scheda segreta. Guardate che abbiamo già raccontato due reati, turbativa d'asta e violazione segreto d'ufficio. Ciò funziona sia a livello di direzione generale ANAS di Roma che nei dipartimenti con le imprese regionali. Sulla base di questi meccanismi le imprese prescelte vincono l'appalto. Non sempre però le ciambelle escono col buco.
succede qualche volta che imprese non legate al cartello, più raramente imprese straniere, riescano a fare per pura fortuna un'offerta vincente, calcolando l'esatta percentuale del ribasso da presentare all'offerta. In tali casi si verificano spesso grandi contrasti all'interno del cartello delle imprese, perché esiste il sospetto che qualcuna delle imprese meno fortunate nel sorteggio, e che quindi dovrebbero aggiudicarsi, poniamo, l'appalto numero 30, e dunque aspettare molto tempo per poter iniziare i lavori, vendano ad altre imprese le loro informazioni, danneggiando gli altri membri del cartello. All'ANAS si paga praticamente chiunque, voglio dire anche a livello di commessi. Più in particolare, per il discorso che vi interessa, all'ANAS si paga sia la struttura dell'ente, il ministro presiede il consiglio di amministrazione, sia il sistema dei partiti. I partiti ricevono a livello di segretari nazionali amministrativi, e cioè percettori sono i segretari nazionali dei partiti di maggioranza e dei più grossi partiti di opposizione. Il flusso di cui ho parlato è standardizzato da almeno 20 anni. Cioè, questo secondo voi è una devianza individuale o è un sistema criminale? 200 imprese che si accordano, si paga praticamente chiunque dai commessi al ministro e va avanti da 20 anni. E allora quando io sento la critica sul tintinnio di manette rispondo: hanno tintinnato poco rispetto a questa situazione, no? Perché se questa è la situazione, sapete, se ruba uno è furto, ma se si mettono a rubare tutti è saccheggio, che è una cosa molto più grave, no? Si chiama l'esercito se c'è il saccheggio per presidiare le città, si proclama la legge marziale in genere. Ed allora, che cosa è accaduto di fronte alla scoperta di queste cose? Vi ha già detto la professoressa Mannozzi che c'è stata un'emersione nel 92, poi la corruzione si era inabissata. Si potrebbe dire: hanno smesso di rubare, non è vero, rubano esattamente come prima, semplicemente non li prendiamo più. Perché dico questo? Perché ci sono indici di percezione della corruzione elaborati da Transparency International che danno l'idea di quanto un paese è percepito come corrotto dagli operatori internazionali. L'Italia è all'ultimo posto nell'Europa occidentale, o meglio era, seguita solo dalla Grecia. Adesso pare che anche la Grecia ci ha superato perché ha migliorato. A me veniva in mente un aneddoto che era riferito da Indro Montanelli relativamente a Giolitti, che quando era Presidente del Consiglio italiano alla fine dell'Ottocento, un giorno uscendo accompagnato dal suo segretario della Presidenza del Consiglio incontrò l'ambasciatore di Grecia e cominciò a salutarlo con molta deferenza, togliendosi il cappello, facendogli un sacco di salamelecchi, tant'è che il suo segretario si stupì e gli disse: ma signor Presidente, è l'ambasciatore di Grecia, insomma, non è che l'ambasciatore è una grande potenza. E pare che Giolitti gli abbia risposto: dobbiamo essere molto grati alla Grecia, perché se non fosse per la Grecia saremmo l'ultima nazione d'Europa. Adesso non abbiamo neanche più questa soddisfazione, perché la Grecia ci ha battuto almeno nella scala della corruzione. Ora, perché questo è accaduto? Cioè, perché non si scopre più la corruzione come si scopriva allora? Perché l'occupazione principale delle maggioranze che si sono succedute in questi anni non è stato di debellare la corruzione, ma di debellare i magistrati che si occupavano di corruzione, intervenendo un po' sulle leggi processuali, un po' sul diritto sostanziale, per esempio facendo scomparire una repressione seria del delitto di false comunicazioni sociali, il cosiddetto falso in bilancio, che era uno dei mezzi attraverso cui si scopriva la corruzione, e un po' con le riforme di ordinamento, oltre che con campagne di stampa televisive violentissime dicendo che i magistrati sono colpevoli di quasi tutti i guai di questo paese, che perseguitano i politici e altre cose di questo genere. Ce n'è uno di queste parti, l'onorevole Giovanardi, che ha persino scritto un libro in cui sostiene questa tesi davvero divertente. Sostiene che il cosiddetto Parlamento degli Inquisiti, quello dal 92 al 94, che ebbe la più alta percentuale di parlamentari sottoposti a procedimento penale della storia d'Italia, era in realtà un parlamento di perseguitati, perché quasi nessuno di questi è stato condannato. Ora, è vero che quasi nessuno è stato condannato, ma perché hanno votato una serie di leggi per farli assolvere? E certo, se cambiano le regole partita durante, poi è chiaro che il processo finisce con la prescrizione o qualche volta con la assoluzione. Qui bisognerebbe ricordare alcune cose che sono purtroppo dimenticate in questo paese. Vedete, secondo la Costituzione della Repubblica, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Però, dice sempre la Costituzione, i cittadini a cui sono affidate le pubbliche funzioni hanno il dovere di adempiere ad esse con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Allora, io vi faccio una domanda. Secondo voi, c'è onore nel prendere una prescrizione? La prescrizione è rinunciabile. Se uno è innocente, va davanti al giudice e dice: io la prescrizione non la voglio,
voglio essere giudicato, anche se il reato è prescritto. Dopodiché, se mi riterrai colpevole, mi condannerà. Se ne guardano bene, non c'è nessuno che dice io rinuncio alla prescrizione. Si pigliano la prescrizione e poi dicono sono stato assolto. C'è qualcuno che fa senatore a vita avendo preso la prescrizione e raccontando che è stato assolto, per esempio. E purtroppo la gente ha perso la capacità di indignarsi. Dicevo no, tu, questo discorso della prescrizione può valere per un qualsiasi cittadino, non può valere per te che sei investito di pubbliche funzioni. Tu hai un dovere in più rispetto a un cittadino normale, hai il dovere dell'onore, che al cittadino normale non è richiesto. E vedete, noi abbiamo misurato statisticamente il punto di svolta. Il punto di svolta nelle indagini e nelle condanne è nel 94. Cosa succede nel 94? Viene varato un decreto legge che sta in vigore solo una settimana, il cosiddetto decreto Biondi. Poi non viene convertito perché l'opinione pubblica si infuria per quel decreto, e però la frittata ormai era stata fatta, perché i destinatari, cioè quelli che erano in galera e che sono usciti grazie a quel decreto e non ci sono tornati, hanno capito l'antifona. E vi leggo tre righe di quel che scriviamo in questo libro. Uno degli effetti collaterali del decreto legge 440 del 94, al di là delle motivazioni di carattere generale che lo ispirarono, fu infatti quello di lasciar percepire ai cosiddetti destinatari specifici del provvedimento, cioè quelli che erano sotto processo in quel momento, che i poteri dello Stato non erano compatti nel fronteggiare i reati di corruzione e che mentre la magistratura, o almeno una sua non piccola parte, dispiegava un'azione energica, il governo della Repubblica giudicava tale azione evidentemente troppo energica, tanto da intervenire con decreto legge sui meccanismi reattivi utilizzabili. La percezione di tale disaccordo tra i poteri dello Stato sulle modalità di repressione dei reati di corruzione, o forse sulla stessa opportunità di una massiccia repressione, unita alla percezione di una minore probabilità di essere scoperti, contribuì a far crollare il numero delle persone indagate disposte a collaborare. Si sono chiuse le bocche, perché il governo della Repubblica gli ha mandato il messaggio: statevi zitti che in qualche modo faremo. E vedete, la riprova si ha in questo fatto. Ogni tanto una delle cose che raccontano alla gente dice: ma dove erano i magistrati prima del 92? No, chissà quante volte avete sentito questa storia. Beh, provavano a fare i processi anche prima, l'esito era diverso. Per esempio, quel sistema della metropolitana milanese che vi ho raccontato scoperto nel 92 poteva essere scoperto 8 anni prima, perché 8 anni prima era accaduto che un'azienda, lei come fosse fallita, gli amministratori erano stati arrestati per bancarotta fraudolenta e si erano difesi dicendo: beh, non è che li abbiamo rubati tutti questi soldi, una parte li abbiamo usati per pagare tangenti, e hanno fatto l'elenco di quelli a cui li avevano dati, per cui erano finiti in galera un po' di soggetti, tra cui il presidente della metropolitana milanese dell'epoca. Quando questo venne arrestato si sentì immediatamente male, perché per carità, magari se arrestassero ormai starei male pure io, però sta di fatto che cantano, ballano e saltano, appena li prendiamo stanno tutti male da morire. Il presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca chiese ed ottenne, facendolo pubblicare anche sui giornali, permesso di colloquio col detenuto, motivato col fatto che erano molto amici che dovevano parlare del partito in cui entrambi militavano. Adesso i magistrati se ne devono infischiare di queste cose perché hanno le guarentigie, ma guardatela dal punto di vista degli altri soggetti che entrano nel processo, gli imputati, i testimoni, loro le guarentigie non ce le hanno. Allora, quando uno legge sul giornale che il detenuto è così amico del Presidente del Consiglio che quello vuole andargli a parlare in carcere, penserà ancora davvero che lo Stato è rappresentato dal magistrato che lo interroga, o penserà che lo Stato è rappresentato dal detenuto? Questo è il problema. E allora la gente smette di collaborare, perché comincia a ragionare in questi termini: questo magistrato è una testa calda che prima o poi qualcuno metterà a posto, perché il potere vero è dalla parte del detenuto. E quindi prima o poi gli daranno una regolata, se poi non basta ci pensa cosa nostra con i sistemi che vi sono noti. E qui apriamo un ultimo cenno, vi ha già detto la professoressa Mannozzi che ci sono cose sorprendenti: nel distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria 2 condanne per corruzione in 20 anni, 2, questi saranno 2 sciagurati, non lo so, 2 prese in 20 anni, cioè sembra impossibile, no? Quando il sindaco ha scritto un libro, l'ex sindaco di Reggio Calabria ha scritto un libro autobiografico, parlava di una corruzione diffusissima in cui tutti pagavano tutti e che ne abbiano presi solo 2. La corruzione è un mercato illegale, il crimine organizzato gestisce i mercati illegali meglio di quanto non accada
organizzazioni singole, cioè alle persone singole o a organizzazioni non mafiose, e con la conseguenza che c'è un legame diretto fra le due cose. Tant'è vero che, secondo le acquisizioni degli ultimi collaboratori di giustizia, il meccanismo corruzione-mafia è, cioè la mafia gestiva unitariamente le richieste tangenti per sé e di mazzette per i partiti politici, in un'unica trattativa con le imprese. E allora voi vi rendete conto che qui è in gioco la sopravvivenza del paese come paese inserito nel mondo occidentale, come paese simile ai paesi a cui diciamo di voler assomigliare, alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti. Perché se vogliamo stare in Europa non si può convivere con una corruzione di questo genere, non si può convivere con un crimine organizzato di queste dimensioni, non si può convivere con una classe politica che ritiene di doverselo tenere tutto questo, anziché affrontarlo duramente. L'alternativa per poter mantenere tutto questo è uscire dall'Europa ed entrare nel Maghreb. Grazie. Ci sono già alcune domande dal pubblico. Ci sono varie teorie, c'è chi ha sostenuto che perché era caduto il muro di Berlino, quindi era possibile l'alternanza politica, c'è che io ho un'opinione molto più semplice, erano finiti i soldi. Vedete, fino a quando ogni anno si poteva fare una torta più grossa, anche se c'erano liti per come si doveva tagliarla, se c'erano nuovi ospiti a tavola, in qualche modo queste liti si componevano. Come si faceva a fare la torta più grande tutti gli anni? Aumentando il debito pubblico. Cioè spendendo più di quanto lo Stato incassava, scaricando il costo di ciò che si faceva sulle future generazioni. Nel 92 l'Italia attraversa una crisi gravissima. Io ricordo che comparve l'allora Presidente del Consiglio Giuliano Amato per televisione dopo aver fatto una svalutazione sanguinosa dicendo: non siamo noi che abbiamo svalutato, sono gli altri che hanno rivalutato. E la bottiglia mezza vuota, mezza piena, se le cose si possono sempre descrivere in due modi. Sta di fatto che ci fu una stretta drastica della spesa pubblica. Allora, gli imprenditori che gestivano i sistemi come quelli che avete sentito per l'ANCI, che valevano per una serie di altri enti, hanno scoperto che la torta d'ora in avanti sarebbe stata più piccola tutti gli anni e che quindi le fette diventavano più piccole. Allora, valeva ancora la pena di stare in galera per coprire i loro protettori politici che comunque la fetta della torta non gliela davano più perché i soldi non c'erano più? Hanno deciso di parlare. L'arresto di Mario Chiesa ha determinato sì un innesco di reazione a catena, ma esattamente come quella dell'ufficio di Pavia, però mentre prima si fermavano dopo un po', lì è andata avanti un bel po' di più. Insieme al professor Arnone, che è un professore di economia dell'Università del Piemonte Orientale, ho scritto un articolo i cui grafici, che non sono stati pubblicati sulla rivista che ha pubblicato quell'articolo per ragioni tipografiche, abbiamo messo in questo libro, dove questa ipotesi è evidenziata in un curioso rilevamento empirico. Abbiamo notato che le indagini giudiziarie hanno successo nei momenti di recessione. Quando l'economia va male scoppia un grave scandalo. Perché, secondo me? Beh, bisogna tenere distinta la caccia dalla preda. Uno può andare a caccia con tutte le sue capacità e non prendere niente. Poi può essere anche un pessimo cacciatore, ma se gli passa uno stormo sulla testa, quel giorno prende un sacco di roba. Perché mentre quando le cose vanno bene l'opinione pubblica è piuttosto tranquilla e non si arrabbia, quando le cose vanno male l'opinione pubblica è piuttosto reattiva e si indigna. Allora non le si può raccontare quel che viene raccontato di solito, no? Di fronte a scandali clamorosi non si può dire è un complotto dei magistrati, perché non ci crede nessuno. Dice: no, siete una banda di ladri, le cose vanno male e voi rubate. E allora, di fronte a reazioni di questo genere, per esempio il cosiddetto Parlamento degli Inquisiti, secondo Giovanardi, Parlamento dei Perseguitati, abolì l'autorizzazione a procedere. Mentre prima, quando si arrivava un parlamentare, ci si fermava, perché l'autorizzazione a procedere non veniva data. Quale che fosse il reato per cui si procedeva e quali fossero le prove.
nella storia della Repubblica abbiamo cose terribili di diniego di autorizzazione a procedere per omicidio, per associazione mafiosa, per delle cose terribili mai concesse, fino a quando nel 93 l'hanno abolita. Perché? Perché l'opinione pubblica era furibonda per quel che stava succedendo nel 92 e per quel che contemporaneamente le indagini portavano alla luce. Quindi la mia opinione è che in generale, quando ci sono situazioni di crisi economica, il potere politico non riesce ad arginare le indagini giudiziarie. In particolare quando finiscono i soldi, quando c'è una caduta della spesa per investimenti, della spesa pubblica per investimenti, probabilmente viene meno anche la solidarietà di quelli che hanno commesso questi delitti insieme. Cioè, in una banda, noi possiamo intrufolarci nelle attività criminali quando qualcuno della banda parla. Ovviamente il crimine organizzato quando c'è qualcuno che collabora. C'è qualcuno che collabora quando viene preso e dice adesso a me danno l'ergastolo e qua non mi tira fuori nessuno, se no non collabora. E lì è lo stesso, uno viene preso, dice i miei sodali sono deboli, non riescono a tirarmi fuori di galera, non riesco, in più io non ci guadagnerò niente perché non hanno neanche più i soldi da darmi, tanto vale che parlo e che me la gestisco da solo. Poi è giocato un altro fattore. All'epoca erano piuttosto... avevano più pudore di adesso sono veramente spudorati, ma all'epoca erano un po' più, politici un po' più, non dico virtuosi, ipocriti diciamo. Si vergognavano a dire rubiamo e allora come fanno adesso. Rubo e allora? Certo che rubo. E adesso fanno così. Allora dicevano no, non è vero che rubo. Per esempio quando venne arrestato Chiesa, il segretario del suo partito, Bettino Craxi, disse... Si tratta di un isolato mariuolo. In 50 anni nessun amministratore del mio partito è stato condannato in questa città per reati contro la pubblica amministrazione. Quindi lo ha presentato come un caso assolutamente isolato, mentendo spudoratamente, perché sentite cosa dice lo stesso Craxi soltanto un anno dopo, poco più di un anno dopo in Parlamento. C'è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e grida spagnolesche. È tornato alla ribalta in modo devastante il problema del finanziamento dei partiti, meglio del finanziamento del sistema politico nel suo complesso, delle sue degenerazioni, degli abusi che si coprono in suo nome, delle illegalità che si verificano da tempo, forse da tempo immemorabile. In quest'Aula e di fronte alla nazione io penso che si debba usare un linguaggio improntato alla massima franchezza. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose e non nascondersi dietro nobili e altisonanti parole di circostanza che molto spesso in certi casi hanno tutto il sapore della menzogna. Si è diffusa nel paese, nella vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, una rete di corruttele grandi e piccole che segnano uno stato di crescente degrado della vita pubblica, uno stato di cose che suscita la più viva indignazione, legittimando un vero e proprio allarme sociale, ponendo l'urgenza di una rete di contrasto che riesca ad operare con rapidità e con efficacia. I casi sono della più diversa natura, spesso confinano con il racket malavitoso e talvolta si presentano con caratteri particolarmente odiosi di immoralità e di asocialità. Questo poco più di un anno dopo aver detto che quello era un isolato mariuolo. Lo ha scoperto solo in quel periodo lì, no, lo sapeva anche da prima. Allora, nella mia esperienza, la maggior parte di quelli che hanno deciso di collaborare, non è che hanno deciso di collaborare perché sono finiti in galera e che non reggevano il carcere, sono sciocchezze. Qualcuno debosciato ci sarà anche, ma insomma, poi... Non è che hanno fatto solo le carceri di Guantanamo o similari, insomma. Semplicemente non sopportavano di essere mollati dai loro. Io mi ricordo una volta andai a interrogare uno che era appena stato arrestato, avevo due giornali in mano. Questo mi disse, parlano del mio arresto? Gli dissi sì, che cosa dicono? Dico, intervistano i suoi compagni di partito. Posso leggere? E io glielo diedi con un briciolo di... sadismo, potevo evitarlo perché ero curioso di vedere la sua faccia, perché è questo lesse che il segretario del suo partito diceva si tratta di un'isolata mela marcia. Lesse chiuse il giornale, me lo dice, disse, adesso le descrivo il resto del cestino. Quello che non sopportavano era di essere scaricati e quindi i meccanismi poi si spiega, no? Perché uno dice, ma perché candidati pregiudicati? No? Perché vengono in Parlamento, ci sono 85 parlamentari condannati in primo grado in appello e 25 addirittura con sentenza definitiva? Ma è semplicissimo, perché sennò parlano. E vedete, quando ci fu la vicenda Telecom Serbia, io lessi le dichiarazioni sui giornali riassunte di Igor Marini,
mi convinse immediatamente che era tutto falso. Con questo non voglio dire che non abbiano magari chissà quale porcheria hanno fatto, no? Però era falso quello che diceva Igor Marini, perché Igor Marini scaricava la frutta all'Orto Mercato di Brescia. Io ho pensato, ma se Igor Marini davvero sapeva le cose che dice, minimo era senatore, minimo, per non che parlasse, o presidente di chissà qual era, presidente dell'Orto Mercato, non scaricatore di frutta all'Orto Mercato. Perché come purtroppo ha detto brutalmente, con la brutalità che lo contraddistingue, Giuliano Ferrara, per fare politica in questo paese non è che bisogna avere capacità di ricatto come si crede, bisogna essere ricattabili, perché così si è pronti a fare fronte comune quando arrivano indagini giudiziarie. E questa è una questione di cui come cittadini dovremmo preoccuparci molto e seriamente, perché la, vedete, non si può pensare che la classe politica si riduca a un qualcosa di analogo a un clan mafioso. Non è tollerabile. Non è tollerabile non soltanto perché il paese affonda, non è tollerabile per ragioni etiche essenziali. C'è un aneddoto raccontato da Cicerone, ripreso da Sant'Agostino, quello del pirata e di Alessandro Magno. La flotta macedone cattura un pirata, lo porta davanti ad Alessandro Magno perché lo giudicasse. All'epoca non c'era la separazione dei poteri, il re faceva tutto lui. E siccome allora c'era la certezza della pena, non c'erano attenuanti generiche, affidamento al servizio sociale, il pirata aveva capito che finiva comunque male, 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 e allora si è permesso di essere irrispettoso verso il re. E quando Alessandro Magno gli ha chiesto, con che diritto infesti i mari? Questo gli ha risposto, con lo stesso tuo, solo che io lo faccio con una nave, sono chiamato pirata, tu lo fai con una flotta, sei chiamato re. E Sant'Agostino commenta così, dice, bandita la giustizia, che cosa sono le bande di briganti se non imperi in embrione? E che cosa sono gli imperi se non bande di briganti che hanno avuto successo? Bandita la giustizia. Se bandiamo la giustizia, non c'è più differenza tra lo Stato e Cosa Nostra. E siccome io vorrei vivere in qualcosa che è diverso da Cosa Nostra, non accetto di essere governato da persone che sono in grado di ricattare gli altri o che sono a loro volta ricattate da altri. Fare due domande se possibile. Una, se c'è una qualche ipotesi nella sua testa di come potremmo uscire da questa situazione.